Lei al timone di questa attività da quanti anni? Mio papà ha cominciato con i vivai 40 anni fa e noi con l'impianto di compostaggio ha già 4 anni che esistiamo, ma come storia di vivai 40 anni di attività. Ecco, 40 anni. Adesso snoccioliamo qualche dato. Quante tonnellate di compost producete ogni giorno? Questa superficie, insomma, quanto allora, è l'impianto grande? Attualmente è autorizzato per 3.000 tonnellate l'anno in R3 e tentiamo di portarlo a 25.000 tonnellate l'anno con la nuova autorizzazione che è in corso, che speriamo che diciamo ci esce a giorni. Inutile negare che anche voi in qualche modo siete stati lambiti, se non colpiti, da questa crisi. E sul discorso vivai devo essere sincero, sì, non è evidente, ma sul discorso compostaggio no, perché come lei sa bene per ora l'emergenza rifiuti in Sicilia o a Palermo è una cosa improponibile. Quante persone vi collaborano? Noi siamo circa 30 o 30 dipendenti circa, siamo a livello familiare, io, mia moglie, i miei genitori, tutti noi, come organico siamo circa una trentina di persone. Accanto a noi ci sono delle montagne, non sono classiche montagne dal punto di vista morfologico, cosa sono? Allora, queste montagne non è che un ammasso temporaneo di potatura o tutto ciò che proviene da vivai, da altri vivai o diciamo da coltivazione della terra. Questo processo di triturazione, poi il selezionato va messo e impostato dentro questi ambienti come termoessiccatori, e poi avviene anche una miscelazione. La miscelazione avviene per rendere un compost e dare un compost di qualità. Viene miscelato con le varie miscele, sono sempre del tutto naturali, quindi diciamo che è un impianto bio, lo vogliamo chiamare un impianto bio, che è molto importante questo da sottolineare. Guardare con gli occhi e toccare con mano da vicino la realtà che è stata realizzata in questo comprensorio è davvero, come dici, stupefacente. Alle nostre spalle queste montagne di compost, con alle spalle la montagna di Montecuccio, dove si è riuscito a realizzare, come in un contesto d'impresa si può fare, un sistema virtuoso. All'interno di un'area come questa, alla fine insiste l'unico centro di compostaggio. Allora da lì, come dire, la aspettativa, da lì anche la proposta. Perché non regalare alla città una struttura mista dove l'amministrazione lo fa già per piccole realtà, per piccoli comuni, lo fa il comune per piccoli quantitativi. Non utilizzare un sito come questo, che è un sito privato, per alla fine trasferire il vegetale e consentire la trasformazione di questo materiale. Le prospettive future dell'azienda riguardano la realizzazione di compost partendo da residui colturali di specie erbacee e di specie legnose, dove tramite l'utilizzo di enzimi cellulosolitici che catalizzano le fasi che caratterizzano il compostaggio, diciamo, mirano a ottenere un compost green, quindi di qualità, di basso impatto ambientale, caratterizzato da un'elevata efficienza d'uso delle risorse, utilizzabile per la coltivazione delle specie orticole e delle specie ornamentali.